Io sono Erina Guraziu, sono la coordinatrice del progetto Extrares. Insieme a OpenCom stiamo coordinando il progetto appunto promosso da Extra. Il progetto si chiama Extrares, vuol dire Exchange and Training in Renewable Energy Sector, quindi scambio e formazione nel settore delle energie rinnovabili. Il progetto è stato presentato l'anno scorso nell'ambito del programma Erasmus Plus, appunto K1, Azione per la Mobilità, ed è stato ammesso a finanziamento dando l'opportunità a 105 ragazzi degli istituti partner italiani di fare un tirocinio all'estero di 2 mesi nel settore delle energie rinnovabili. Rispondendo con esperienze pratiche a quello che loro imparano durante il percorso di studi, oppure anche aggiungendo un valore aggiunto appunto al percorso di studi tramite esperienze nuove in aziende estere. Il progetto è stato inizialmente nel 2011 fu ammesso a finanziamento dalla Regione Toscana. Quindi questo vuole essere la continuazione del percorso che Extra intraprende nella formazione, nella creazione delle competenze green, allargando quindi le buone pratiche del progetto regionale ad altre 3 regioni italiane. Quindi abbiamo Toscana, Abruzzo, Marche e Umbria. In totale abbiamo 15 istituti scolastici, il progetto dura 24 mesi, 6 sono i paesi che hanno ospitato i nostri ragazzi e che continueranno ad ospitarli anche l'anno prossimo. Abbiamo Grecia, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Belgio e Malta. E in totale appunto ci siamo divertiti a sommare i chilometri, che sono 104.944 utilizzando gli strumenti della Commissione Europea. Il progetto Extrares, devo dire, è una bella esperienza sia per i ragazzi che hanno partecipato, ma anche per noi che abbiamo collaborato insieme a loro. È un percorso in divenire, è un percorso di miglioramento continuo. Noi qui siamo al termine del primo anno, abbiamo mandato all'estero 52 ragazzi, quindi l'anno prossimo partiranno altri 53. E quindi ci siamo anche, abbiamo colto l'occasione di questo evento per fare anche una considerazione nostra su quali sono stati i risultati intermedi di questo progetto. Allora, innanzitutto partendo da chi ha partecipato a questo progetto. Nel 2015 in totale hanno partecipato 50 ragazzi e 2 ragazze, di età tra i 18 e i 21 anni, provenienti dagli istituti partner di quarta e di quinta superiore o neodiplomati, con tanta soddisfazione per i maschi e un po' meno soddisfazione per le femmine. Questo è legato anche al settore stesso degli istituti, dove hanno un maggior numero di maschi che di femmine, però noi l'abbiamo voluto mettere in evidenza anche per lanciare un segnale agli istituti che selezionano i ragazzi e dire che, visto che abbiamo ancora 53 mobilità, cerchiamo di mandare più donne, più femmine che maschi, insomma, anche perché uno degli obiettivi del progetto è anche la parità di genere, quindi ecco, ragioniamo su questo. Allora, i nostri istituti sono 15, abbiamo detto di 4 regioni diverse. È stato bello questo perché abbiamo dato l'opportunità ai ragazzi di andare all'estero, vivere in appartamenti o in famiglie, però con altre ragazze anche di altre regioni d'Italia. Quindi questo non solo ha aperto la loro conoscenza e la cultura di quali sono le usanze degli altri paesi europei, ma anche gli ha permesso di conoscere meglio le altre regioni italiane, perché appunto in età così, così giovane hanno vissuto con altri ragazzi di altre regioni. E spesso c'è accaduto che anzi si sono trovati meglio con i ragazzi delle altre regioni piuttosto che con i ragazzi con cui sono partiti nella stessa scuola. Quindi questo è stato divertente da notare.
Le destinazioni, abbiamo detto, sono sei paesi, abbiamo tre città spagnole, Murcia, Siviglia e Badajoz. A Murcia sono stati ospitati dall'Università di Murcia, che ha permesso loro di fare delle belle esperienze di laboratorio sulle energie rinnovabili. L'anno prossimo partiranno altri 10 ragazzi per Murcia, quindi siamo molto contenti di questo. In Inghilterra abbiamo avuto Portsmouth e Torquay. Ora, oggi qui con noi abbiamo i ragazzi di Torquay, quindi vi racconteranno anche le loro percezioni. Invece in Portogallo Lisbona e Padova do Varzim, poi abbiamo Malta, Bruxelles e Cagna in Grecia. Quello che abbiamo cercato di fare durante tutto il percorso del progetto è stato quello di offrire ai ragazzi dei mezzi comunicativi e degli strumenti per potersi mettere in contatto tra di loro, condividere l'esperienza, quindi disseminare tramite le loro parole queste buone pratiche e far coinvolgere anche altri ragazzi al progetto, quindi anche quelli non direttamente coinvolti. Per questo abbiamo aperto una pagina Facebook del progetto, cui tutti i ragazzi sono stati invitati, e abbiamo anche fatto delle campagne per aumentare la partecipazione di questi ragazzi. Per esempio, abbiamo fatto questa campagna in cui ognuno presentava il progetto scritto nel modo in cui voleva e poi nominava altre due persone. Ora ve lo faccio vedere brevemente. Questa è la pagina Facebook del progetto. Qui abbiamo appunto Valentina Mariottini che alimenta costantemente la pagina Facebook. Qua i ragazzi condividono, abbiamo avuto appunto anche articoli pubblicati dal partner inglese sulla bravura dei ragazzi a Torquay, anche l'Università di Murcia, e quindi qua abbiamo i ragazzi che hanno pubblicato le loro foto facendo hashtag extrares. Questo è molto carino perché ha scritto extrares con la pizza, quindi c'è stata anche una certa creatività. Mi sa, il ragazzo è qui con noi oggi, vero? Sì. No, come si fa a uscire da qui? Questa qui? Ok. Poi, ok, questa sono io. Questo un altro ragazzo che l'ha scritto sul cellulare, e poi questi, devo dire, sono stati più divertenti. Viaggi a Torchi lavoro. No. No, andava bene. No, ma si è bloccato. Mi dispiace. Una pausa musicale ci stava meglio. Ma si è bloccato però. Vabbè, allora continui lei. Provi a cantare lei. Quindi questa è Valentina che ha lanciato appunto il ecco, riproviamo. I viaggi a Torchi, lavoro a gratis, hashtag extra res, lo vuoi condividere? Allora, nominiamo Nico Paluzzi e Alessandro Battaglino per la nomination. Avete 24 ore di tempo. Sbrigatevi. Quindi, questo è stato. Questo è stato. Poi abbiamo creato il sito internet del progetto. Abbiamo preferito creare un sito internet che raccogliesse dentro diversi progetti di mobilità. Quindi non fare un sito solo sul progetto Extrares che rimanesse un'isola, ma dare il modo a più progetti di poter scambiare le esperienze e quindi di entrare in contatto i ragazzi, quindi anche disseminare ulteriormente i progetti. In questo caso, questo è un sito internet dedicato a tre progetti: Extrares, Tourism Training Towards Europe e Fashion Professionals, nei quali OpenCom sta collaborando. E abbiamo inserito anche tutti i numeri dei progetti
di questi tre progetti che finora ne fanno parte, quindi 247 partecipanti, 24 scuole, per far vedere anche qual è l'impatto territoriale di questi progetti e anche il numero totale di chilometri. E nel caso specifico il progetto Extrares ha appunto la sua pagina con una breve descrizione, il promotore una breve descrizione del progetto. Abbiamo colto l'occasione per fare anche una disseminazione del programma Erasmus Plus, quindi chiunque entri in questo sito può anche vedere cos'è, cosa si intende per VET, cosa si intende per Erasmus Plus e cos'è l'azione K1. Abbiamo messo anche dei dati statistici che abbiamo preso dalle fonti ufficiali, quindi dall'ISFOL, sugli organismi beneficiari, sui primi risultati. Quindi è un quante femmine maschi hanno partecipato? Sì, del programma, sì. Le destinazioni. Quindi è anche un po' una contestualizzazione del progetto nell'ambito del programma che lo ha finanziato. Poi un'altra, abbiamo creato, come era anche previsto nel progetto stesso, abbiamo creato un'area download del progetto, nella quale abbiamo fornito tutti i documenti sia agli istituti scolastici, sia ai partner, sia ai partecipanti, sia ai partner esteri, da poter scaricare in qualsiasi momento accedendo tramite username e password per non perdere i documenti e soprattutto per facilitare la comunicazione e la trasparenza. Quindi per esempio nel caso degli istituti scolastici gli istituti, accedendo, è ancora in fase di sviluppo, comunque questa è la prima versione, potranno accedere per esempio alla griglia di valutazione quando fanno la selezione dei ragazzi, alla domanda di partecipazione che i ragazzi devono compilare, all'informativa che noi tra l'altro abbiamo già aperto per l'anno prossimo. E quindi l'informativa del progetto, quali sono i curricula che i ragazzi possono scaricare e quindi tutta la documentazione che la scuola trova lì in ogni momento e che può anche scaricare quando vuole, così evitiamo anche magari perdite di email, perdite di dati. Lo stesso poi faremo per i partecipanti inserendo tutta la documentazione appunto. Qui abbiamo inserito i monitoraggi, i quattro monitoraggi che noi mandiamo ai ragazzi quando sono all'estero. Oppure le carte di imbarco, per esempio, possono entrare qui tramite username e password, li scaricano e non hanno dubbi. Poi, quindi questo è il sito VET Italy che stiamo ancora finendo di fare. Quindi al termine del primo anno ci siamo messi a ragionare su quali sono stati i nostri risultati, quindi abbiamo fatto bene, in cosa dobbiamo migliorare e soprattutto cosa possiamo dire che è stata una buona pratica. Allora, la prima, noi abbiamo mandato ai ragazzi questi dati che ora che condivido con voi, sono basati su dei questionari che noi abbiamo mandato ai ragazzi ogni settimana. I ragazzi sono rimasti all'estero 2 mesi, dopo la prima settimana e poi dopo 2 settimane hanno ricevuto un questionario ai quali con delle domande specifiche legate al loro percorso formativo all'estero e poi loro l'hanno compilato e ce l'hanno rimandato indietro. L'ultima sezione del questionario era rivolta a dei suggerimenti di miglioramenti appunto per il futuro. Quindi l'analisi che abbiamo fatto soprattutto è su 4-5 elementi: l'alloggio, l'apprendimento linguistico, l'esperienza in azienda, il raggiungimento dei risultati di apprendimento e la soddisfazione generale. Quindi per quanto riguarda il primo questionario, noi abbiamo considerato come soddisfacente le risposte che rientrano nelle categorie ottimo, buono e abbastanza buono. Quindi abbiamo visto che il 60% dei ragazzi era soddisfatto con l'alloggio, cosa che ci fa piacere ma che ci fa anche ragionare sul fatto che dobbiamo migliorare il servizio. Dall'altra parte bisogna anche capire che i ragazzi quando vanno all'estero si trovano in delle città dove
con delle condizioni che non sono esattamente come quelle a casa loro. Per esempio, a Lisbona hanno le bombole del gas alla finestra, ora questo non si può fare niente, è così. Quindi magari c'è un impatto un po', però questo li aiuta anche a crescere. Il secondo è stato il tirocinio. E questo è stato per noi importante. Il 92% dei ragazzi è stato contento dell'accoglienza in azienda, quindi dell'accoglienza di proprio tutor all'inizio. Qui siamo alla fine della terza, seconda settimana. Appunto, c'è una piccola discrepanza nei monitoraggi, perché l'ultimo, il terzo e il quarto monitoraggio hanno risposto un numero inferiore di partecipanti rispetto ai primi due, perché abbiamo attualmente 12 ragazzi all'estero che non hanno ancora chiuso la mobilità, quindi non hanno risposto. Però ora qui non abbiamo fatto previsioni, però dalle risposte che abbiamo avuto finora i ragazzi sono soddisfatti, quindi si presume che anche all'ultimo questionario avranno risposta positiva. Quindi, facendo un calcolo, l'80% dei ragazzi è stato contento durante tutto il percorso e soprattutto alla fine della relazione instaurata con i colleghi nel luogo di lavoro. L'azzurro è appunto il quarto questionario, quindi si può vedere che c'è stata una crescita dal primo questionario all'ultimo, c'è stata una crescita sulla soddisfazione dei ragazzi. Considerando appunto abbastanza buono, buono e ottimo, abbiamo una percentuale superiore all'80%, che per noi è considerata soddisfacente. Le attività svolte in azienda. Considerando sempre i primi quattro questionari, noi non abbiamo preso in considerazione gli assessment che via via le aziende hanno fatto, perché noi ogni mese abbiamo mandato anche un questionario alle aziende e le aziende ci hanno dato informazioni dal canto loro su come stava procedendo il tirocinio. Qui ci siamo basati solo sul feedback che hanno dato i nostri ragazzi. Abbiamo una soddisfazione sull'attività svolta in azienda sempre superiore all'80%, quindi sia soprattutto nel terzo questionario è stato considerato, c'è stato un picco di quelli che lo hanno considerato abbastanza buono, e soprattutto al quarto questionario il numero tra il buono e l'ottimo è cresciuto, quindi vuol dire che loro alla fine dei due mesi erano veramente soddisfatti della loro esperienza. Un altro importante dato sono stati i risultati di apprendimento. Qui abbiamo solo tre questionari, dal secondo, il terzo e il quarto, e abbiamo una soddisfazione superiore al 70%. Quindi con al quarto questionario un picco di quelli che l'hanno considerato buono, tenendo sempre in considerazione che qua mancano quelli che attualmente sono all'estero. Questo per noi è molto importante, perché ovviamente il progetto ha come risultato finale i risultati di apprendimento, quindi il progetto non ha come risultato il numero di persone che manda all'estero, ma le competenze che riesce a trasferire, quindi conoscenze, capacità e competenze che riesce a trasferire a questi ragazzi. Quindi se i ragazzi al termine considerano le proprie competenze, capacità e conoscenze migliorate, per noi è un segno positivo, quindi vuol dire che noi abbiamo fatto un lavoro che ci fa sentire soddisfatti. Dobbiamo sempre migliorare. Comunque possiamo dire che è stato soddisfacente. Un'altra cosa da dire è che i ragazzi a volte partono con delle altissime aspettative, quindi infatti si vede che anche le risposte, per esempio prendendo in considerazione il buono, le risposte del primo questionario, dal secondo al terzo al quarto, la percentuale è aumentata, perché i ragazzi quando arrivano all'estero si aspettano di entrare in un'azienda ed essere cominciare subito a fare. In realtà inizialmente magari non fanno niente, guardano oppure imparano, quindi è un percorso lento, quindi all'inizio ci può essere un po' di quasi di sensazione di isolamento oppure di poca soddisfazione, che però nel tempo
comunque i ragazzi cominciano a capire, quindi anche la sensazione cambia. I risultati di lingua, allora, l'utilizzo della lingua di lavoro sul posto di lavoro, della lingua sul posto di lavoro. Abbiamo qui il primo questionario, che è stato altissimo, lo scarso, ma perché? Perché questo è stato un errore nostro, che abbiamo nel primo questionario mandato al gruppo che è andato a Murcia, che è stato il primo flusso mandato, abbiamo scritto utilizzo della lingua inglese sul luogo di lavoro, e loro giustamente hanno detto scarso, perché non usavano l'inglese ma usavano lo spagnolo. Poi in realtà è cambiato, perché appunto hanno imparato anche la lingua e ovviamente dovevano parlare la lingua del luogo, altrimenti non si potevano capire. Quindi, in generale, la soddisfazione dei ragazzi è stata superiore all'80%. Quindi i 52 ragazzi che hanno partecipato si sono considerati soddisfatti dell'esperienza, al termine, anche con un po' di dispiacere che era finita. E, abbiamo anche sentito, molti di loro ci hanno già chiesto se nei progetti, nei bandi nuovi, possono ripartire. Ora io gli ho detto che non lo so, perché in realtà non lo so, quindi con il vecchio lifelong learning non si poteva ripartire, non so se con l'Erasmus Plus, no, mi fanno segno di no, quindi non si può. Non dentro l'ambito VET, bisogna cambiare. Ah, ok, quindi. Oppure quando diventate adulti ripartite. Quindi questo è il progetto Extrares, questa è la nostra esperienza durante il primo anno. Io voglio cogliere l'occasione per fare un grazie speciale a Extra, che ha promosso il progetto, allo staff di OpenCom che lavora veramente con dedizione a questo progetto, e soprattutto alle scuole, alle professoresse che hanno collaborato durante quest'anno, che ci hanno supportato con tanta pazienza, devo dire, anche sentendosi anche in pieno agosto alle 8 di sera, quindi nel senso, questo per noi è stato importante, perché questi progetti non sono numeri, sono esperienze di vita e sono tanti rapporti umani che noi contribuiamo a creare, quindi grazie. Grazie a lei.